Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti. Lasciando stare quel che può essere la mia vita, no? Cioè, proprio la mia vita personale. Diamo un'occhiata, sono pubblici, per cui non venite a rompermi il pazzo, su Maria Rosaria Cutelli. E leggiamo insieme. Allora dice... Finalmente 3 giorni fa, dice, finalmente c'è stato un po' di giustizia. Il profilo di quella donna è stato rimosso. Però la cosa brutta è che continua ad avere tanta paura perché certa gente senza scrupoli non si ferma. Cutelè, ma chi ti aveva chiamato? Ma chi ti aveva chiamato? Sei stata te che sei venuta da me. Volevi portarti via la figlia. Minchia bastarda. Tiriamo fuori le mail. Tiriamo fuori le mail. O gli atti al tribunale. Tu puoi ingannare quei 4 deficienti dei tuoi iscritti, ma Barbara no. E ci credo che hai paura, perché lo sai che sto dicendo la verità. Vedi tu, io parlo del mio. Aspettate perché Madame c'ha le labbra un po' secche. Sei stata tu, pertatuatissima, che sei venuta da me, che hai minacciato la strage, che volevi farmela portare via per sempre. Non io. Se tu ascolta una cosa, cutellè. Da Barbara Labidi, se vuoi il certificato dove c'è scritto Barbara Labidi, te lo do. Anche non. Non me la faccio con gente come te, vuoi capirlo o no? Sei troppo al di sotto dei miei standard. Non sono stata io a venire da te, sei venuta tu pertatuatissima. E dopo ti ha buttato via anche lei, come un preservativo usato, va bene? Perché questa è la verità. Per cui voglio dire, non è che devi avere paura, però devi pensare che io ho il diritto di difendermi e ho anche il diritto di fare una giustizia che è pubblica, no? Entro determinati parametri. O vorresti togliermi anche questo diritto? Cosa volevi fare tu? Qualcosa hai scritto a mia figlia? Che cosa cavolo le hai scritto? La Gianna Rossi? Che cosa le hai scritto? È tutto agli atti del tribunale, va bene? La tua parola verso la mia. Ma io posso dimostrarlo, tu no. Per cui tiriamo fuori gli atti, tiriamo fuori gli atti. Regolarmente depositati in tribunale, perché avevi minacciato la strage alla comunità, no? Ti ricordi, giusto? Ti sgozzo, ti uccido e quanto è vero Dio te la faccio pagare. Ma chi cavolo ti aveva mai chiamato a casa mia? Facciamo la stessa storia di Facebook quando ti sei messa dietro agli uomini, no? Va bene, guardiamo qualcos'altro qua. È l'ora del sonnellino per i miei piccoli. Ma porco Giuda, 34 anni e maneggia ancora peluche. Porco Giuda, questa è la maturità.
Comunque, in linea di massima, ecco qua. Allora, poi dice, sono costretta ad eliminare TikTok. Beh, guarda, non è che TikTok perda qualcosa, se anche lui è lì. Perché quella donna, senza fare nomi, no, senza fare nomi, ed è qua si vede l'integrità di una persona. Adesso si è attaccato pure a quello per farmi del male. A causa di gente infame che le ha mandato i miei... Esatto. Allora, per questa, no, a causa di gente infame, per questa la responsabilità è sempre di altri. Non è che lei accende i fuochi. Allora, nei paesi arabi c'è un detto che dice accendi il fuoco e poi ti domandi da dove viene il fumo, no? Lei fa briga e quant'altro. E poi sono gli altri. Perché secondo questa psicopatica, no? Non si ha nemmeno il diritto di difendersi. Tu sei entrata dentro casa mia, dentro i miei figli. Chi cavolo ti aveva mai invitata? Oh! Se io ho bisogno di un'opinione di qualcuno, vado a chiederla io. E no, perché siamo pubblici, per carità, un'opinione si può esprimere, ma dipende anche su cosa. Non ho mai aperto canali per temi del cazzo come fate voi. Ho sempre aperto canali per temi molto seri. Ma in effetti comunque YouTube, Facebook, siamo tutti merce di scambio. I drammi umani, basta monetizzare. A casa mia non funziona così. Non ti ho mai chiamata, non ti ho mai cercata, perché grazie a Dio non me la faccio con persone come te. Sei al di sotto dei miei standard. Per cui adesso vorresti togliermi anche il diritto di difesa. Mappate che maturità. Ormai, cara, il dado è stato tratto, non il dado della minestra, intendiamoci, perché te arrivi a quello. No, il dado della minestra. Che cosa vuoi adesso? Che cosa cavolo vuoi? Togliermi anche il diritto di parola, il diritto di replica? Fallo. Puoi sempre chiedere a Monsignore, no? Magari lui ti dà la dispensa per poterlo fare. Che cosa ignobile che sei. Proprio una cosa mai detta e mai raccontata. Racconta le cose per come sono andate, ma racconta la verità e allora la gente ti crederà. Non raccontare la verità a tuo uso e consumo. Chi cazzo ti aveva mai chiamato a casa mia? Su temi così delicati e poi sei andata sul profilo della Gianna Rossi, che è mia figlia, no? E che cosa le hai scritto? Le hai tolto l'unica possibilità che aveva di comunicare con la madre? Ascoltami una cosa, io non sono cattolica, perché comunque quello che sono io, perché sono buddista, comprende le cose più belle di altre religioni o altre... movimenti religiosi, se sai che cosa sono, per carità, vattelo a chiarire che eventualmente. E c'è una frase bella sul Vangelo, no? Dio dà, Dio prende, no? Dio dà, Dio prende. Certo che dico una cosa, no? Siamo andati avanti, io e mia figlia siamo andati avanti un mese che ci sentivamo via social, ermeticamente. Comunque, ecco, perché grazie a Dio, no? Cioè la verità sta anche da un'altra parte, no?
siamo in quasi 80.000 madri e sottrazioni indebite, perché c'è anche una grande inchiesta di un giornalista di Italia 1, no? Che si chiama Angeli e Demoni. Se mai la sapessi! I fatti di Bibbiano, i fatti del Forteto, no? No, cosa cazzo sono quelle cose là? Allora, mi chiamava l'assistente sociale e diceva: signora Varotto, sua figlia va molto bene e non riusciamo a capire il perché. Ma io sapevo il perché. Perché ci sentivamo 3-4 volte al giorno. Quando lei poteva, rubava telefoni, mi chiamava. E poi sei arrivata a te. Sei arrivata tu, sotto la Gianna Rossi. No? L'hanno sgamato. E fine del gioco. E tu, vorresti togliermi anche il diritto di parola adesso. Allora, se vuoi togliermi il diritto di parola, no? Dimostra che i fatti sono andati diversamente. E io abbasserò la mia testa e ti chiederò scusa. Ma fino a quando non dimostrerai che le cose sono andate diversamente da come dico io, io vado avanti sempre perché difendo il mio, non il tuo. Perché non ti... quello che hai fatto è una cosa ignobile! Hai capito? Sul nome dei miei figli. Prova ad andare a Ventotene. Perché sei conosciuta in Italia, non ti preoccupare. Fino a quando non chiederai scusa. Fino a quando non chiederai scusa, ma non mi basta soltanto questo. Prima devi farlo in YouTube e dopodiché devi fare una lettera al Tribunale dei Minori, all'assistenza sociale della mia figlia, alla Sonia stessa, in cui chiederai scusa per quello che hai fatto, perché hai tolto un respiro a una bambina di 12 anni che l'aiutava a vivere meglio. Non c'è perdono per questa cosa qui, sappilo che non c'è perdono. Almeno da parte mia non c'è, perché io non sono Dio. Non arrivo a essere così buona nei tuoi confronti. E non mi passerà mai. Non mi passerà mai né per te e né per tatuatissima. Prova. Cosa ho da perdere? Cosa mi porti via adesso? Sentiamo. Anche se ti vado contro, che cosa mi porti via? Il profilo? Ma sai quanti computer ce l'ho io? Ne prendo un altro e me ne apro un altro. Vorresti tagliarmi la lingua? Madonna santa. Ho detto, tu ti credi Dio? Quando voglia, come ne ho voglia, purché in modo educati, parlo quanto voglio. Hai capito? Parlo quanto voglio, perché sto parlando del mio. Quello dove tu sei entrata senza essere stata invitata. E su temi poi molto delicati, troppo delicati, per essere trattati con la stessa sensibilità che un macellaio ha quando butta un chilo di carne sopra il banco. E cos'è? La tua è carne e la mia no? Ascoltami. C'è un detto a Napoli che dice, sai che io sono cresciuta in quel di Ischia, no? Grazie a Dio, cioè una madre ischitana sono cresciuta. Tu prima te li fai. Te li fai, te li cresci, quant'altro, i figli. E dopo vediamo se uno, ma potrebbe essere anche che sbagli. E dopo vediamo se gli altri ti incolpano ingiustamente di qualche cosa. Perché non ti sei attaccata a Simona Cucciola? Eh?
perché Simona Cuzzola è più fragile di me, è più debole di me e avrebbe paura di cosa potrebbe uscire da quella bocca di me. Perché sei cattiva dentro tu. Tu sei cattiva dentro. Fondamentalmente perché sei una donna insoddisfatta. Perché non hai un uomo. Alla tua età io avevo già un figlio di 11 anni. Ascoltami, anche se ti cili dietro quella donna di qua e di là, puoi anche fare il mio nome. Il male che è stato fatto comunque non si cancella. Non si cancella. Come non si cancella per te, non si cancella neanche per tatuatissima. Va bene? Per cancellare il male mi devi tagliare la lingua. Ma non è detto, perché io potrei anche digitare con le mani, no? Oppure mi tagli le mani, te l'ho già detto. Ma anche lo stesso, potrei arrangiarmi con il pensiero, no? Mi prendo una persona, gli mando i flussi e lei trascrive per me. Ma allora, se proprio proprio volessi toglierti il fastidio, annanzi e palle, no? Mi devi fare la lobotomia, sai cos'è la lobotomia, no? Ti tolgono via i lobi prefrontali, no? Dove si ritiene che ci sia la base dell'intelligenza. Oppure, se proprio proprio vuoi toglierti questo fastidio, annanzi e palle, ammazzami. Ammazzami. Vai. Ma ancora non è detto, però. Perché l'anima comunque non è che si uccida. Dall'alto dei cieli si può causare ugualmente. Per cui, allora ascolta una cosa. A me personalmente della tua vita non è che non me ne frega un pazzo, me ne frega due pazzi. Io parlo per quel che mi riguarda. Tu ancora questo diritto e questo potere non ce l'hai. Non ti ho chiamato io a casa mia? Hai fatto dei danni irreparabili? Mi vuoi negare anche il diritto di difesa? Maria Rosaria Cutellei. Vai avanti. Non ho niente da fare. Vedi tu. E continua a maneggiare bambolotti. Tanto quelli ti danno sempre ragione. Va bene? Spero di essere stata chiara. Vai avanti. Io ti controllo, sai? Te l'ho detto, non ho niente da fare. Ti controllo. Fino a quando? Fino a quando? E te l'ho già detto prima. Grazie a tutti da Barbara e alla prossima.